Adesso ti cerchi di attaccare. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, sto andando, ho già portato tutti i bambini a scuola. Adesso sto andando ad Acqui, che vado a prendere Luca, lo porto all'asilo con la mamma perché sta diluviando qui. E perché intanto devo andare a fare l'abbonamento a Manuel, perché stamattina l'ho portato giù io e perciò dovevo scendere, poi la mamma deve andare a fare il prelievo e quindi mi dispiace che va a piedi, anche perché da dove abitano loro all'ospedale c'è un bel po', e il 27 la mamma ha il vaccino, la prima dose. E buon, speriamo bene. Io e Luisa invece possiamo, c'è il prenotamento, una cosa così, la preadesione, ecco, non mi veniva, dall'8 di giugno, e invece Maurizio dal primo. Poi ne parliamo un attimino, perché non è che si può far finta di niente, però non voglio dilungarmi troppo su questa cosa, ma solo perché c'è una cosa bruttissima che è successa, purtroppo. Sicuramente avrete sentito, avrete letto, ieri è caduta una funivia e purtroppo sono morte un sacco di persone, tra cui anche bambini. E questo fa tornare un po' a quello che è successo l'anno scorso con il ponte Morandi a Genova, e anche lì era stata comunque una tragedia. E niente, il mio pensiero va sicuramente a tutte le famiglie, sia di questa tragedia che di quella dell'anno scorso. Al momento diciamo che c'è un bambino, è sopravvissuto un bambino di 5-6 anni, che è all'ospedale, comunque che sta lottando per sopravvivere. Lui purtroppo ha perso tutta la sua famiglia in questa tragedia, quindi la mamma, il papà e la sorellina di 2 anni, e speriamo che la cosa possa evolversi per il meglio. Veramente una tragedia, non sanno bene come sia successo, se è per colpa di una manutenzione fatta un po' così, oppure se c'è stato qualche problema non dovuto a, diciamo, alla colpa dell'uomo, diciamo che non si sa bene quale sia, ecco, la causa principale di questa tragedia. Resta il fatto che è una tragedia che è successa, e quindi l'unica cosa che possiamo fare è pregare per queste persone che purtroppo sono morte e che proteggano tutti quanti questo povero bambino che è rimasto da solo. Veramente scioccante, comunque, come basta veramente poco, una giornata allegra, magari divertente, felice, passata in famiglia per fare qualcosa di diverso, visto tutti i mesi chiusi in casa, poi si trasforma invece in una tragedia che non ha senso, veramente una cosa bruttissima. Comunque, io adesso vado. Poi sto con la mamma un pochettino, quindi magari poi ci aggiorniamo più tardi. Ciao. Allora, sono fuori dall'ospedale che sto aspettando la mamma, che è andata adesso per fare il prelievo. Abbiamo portato Luchino Sì, lì c'è e che fa la nanna. adesso vado un po' a giocare a Minecraft, intanto che aspetto la mamma, e chiamo Maurizio per sapere come sta andando la giornata, anche se questa pioggia non penso che stia andando super Si è benissimo. svegliata la principessa. Ciao, principessa. Dov'è la nonna?
La nonna è andata a prendere Titti per portarla a fare una passeggiata. Aveva già rallentato a piovere e ha ricominciato di nuovo. Non dico fortissimo, però. Hai visto che piove? Povera Pia. Pia? Ciao piccolina! Vabbè, adesso aspettiamo che la mamma faccia fare il giro a Titti e poi andiamo a fare l'abbonamento a Saliti Marmaris. fino dalla mamma che dovevo fare la pish pish e stanno cercando di far uscire il cricetino, ma non vuole uscire. Come si chiama? Non me lo ricordo. Criceto? Ah, tappo? Tappo? Eccolo lì! Ciao! Ciao, piccolino! Si nasconde là dietro, non vuole farsi vedere. È un tipo misterioso. Oh, un Alice, sei a pisciolino! posto? E qua invece ci sono le tartarughine. Eccomi, sempre con i miei capelli da squilibrata. Allora, al momento sta solo. Ma perché quella fare continua andare qua? Sta solo piovigginando. Abbiamo mangiato, adesso Manuel è rimasto a casa e io sto andando a prendere Giorgia. Qui dietro c'è Pia, ovviamente, perché se dorme potrei anche lasciarla con Manuel. Però se sveglia poi rugna, quindi preferisco portarmela dietro, anche perché sono piccoli ancora anche loro, per dargli la responsabilità della sorella. Un conto è mentre sono in casa anche io. Come stamattina che lei dormiva e quindi diciamo che aveva la responsabilità Giorgia. Un conto è proprio quando è sveglia, che magari sa, cioè, tante volte si fa male mentre ci sono anche io, quindi per dire, no? E niente, diciamo che è una giornata un po' così, nuvolosa, tempo brutto. E infatti già da oggi non va a ginnastica artistica, ma lo fa online. Sonny? A casa di Sara. Perché è suo. E niente, quindi dovevo piantare per fare l'orto sul balcone, invece passato avanti, e adesso da domani ha messo di nuovo sole qui, quindi continuerò a lavare e da domani devo anche mettermi a stirare, perché se no non risolvo niente, e devo anche andare avanti a mettere in ordine sia nelle camere di sopra che di sotto, diciamo un po' più approfondito, ecco perché. E siccome poi inizieremo a dare il bianco, volevo levare tutto quello che ancora stavo tenendo, che magari mi dispiace, cioè mi dispiace, in realtà su che cioè, mi dispiace da buttare via, non c'è più niente. Però magari cose che ho tenuto, ecco, magari invece sono da buttare. E poi sto lavando già piumoni e coperte, di notte di sopra fa veramente caldo. E quindi niente, adesso vediamo un attimino. Perché poi appunto bisognerà dare il bianco e devo anche trovare una buona offerta ancora per comprarlo. Però prima di quello volevamo cioè prima di dare il bianco volevo farmi cambiare la botola, in modo che poi non devono venire più a trafficare, a fare brigare. Ma vengono lì, cambiano
una botola e così poi una volta che noi iniziamo a dare il bianco non deve più entrare nessuno. Bisognerà anche pulire i tubi della stufa perché sono sporchi e non so se tenere quelli o se comprarli nuovi. Quindi se li compriamo nuovi volevo comprare due tappi, così almeno mentre diamo il bianco chiudiamo e riusciamo a sistemare, cioè a dare il bianco meglio se non c'è il tubo. E poi bisogna anche controllare quell'infiltrazione nella canna fumaria che c'è di sopra, perché è da controllare. Qui la gente si butta in mezzo alla strada e siamo tutti a posto. E poi lei si è fermata, ha fatto andare avanti il cane e a momenti schiacciamo il cane, vabbè. Comunque niente, adesso prendo Giorgio e andiamo a casa e ci vediamo dopo. Ciao. Vabbè, ho i capelli che sembrano una squilibrata comunque. E benvenuti in questo nuovo giorno. Lì c'è Pia, siamo, se riesco a farvelo vedere, ecco, all'Eurospin, perché siamo venute a fare la spesa. E sono andata già a ritirare l'elettrocardiogramma di Giorgia, e così almeno andiamo poi a fare questo certificato medico. Oggi devo portare Giada, andrò in farmacia a farglielo fare. E niente, adesso andiamo a fare la spesa e quindi poi vedrete un video spesa, così tanto perché così almeno non vi dimenticate di quanta roba compro. Ho scaricato di nuovo Mela Rossa, che è un'applicazione che ti fa la dieta personalizzata, e la tengo sempre insieme alla dieta della nutrizionista, più che altro per avere idee di piatti diversi, perché se no mangio sempre le stesse cose, mi sono accorta. E niente, è buona perché dal sito si può guardare e si ha gratis, mentre invece l'applicazione ha un abbonamento a pagamento che costa 2,99 € al mese, considerato quanto costa andare dalla nutrizionista, dal dietologo, non è tantissimo. Da sia una dieta normale che una dieta del panino, cioè a pranzo hai il panino al posto di, se capita che lavori fuori invece di avere del cibo normale, e c'è anche sia normale con tutti gli alimenti che vegetariana. Infatti io ho scelto quella vegetariana. E boh, quindi adesso vado dentro, andiamo a fare la spesa io e Pia, e noi ci vediamo dopo. Ciao! Pia? Via. Ciao. Allora, abbiamo finito di fare la spesa, questa è la situazione. E adesso andiamo a casa così vi faccio vedere tutto, vero? Sì. Sì? Ok. Thank you.
Blake se non si vedeva tanto. Ora vi farò vedere la porta. È gigante. Ah, oh, bella questa. Buongiorno, buongiorno. Allora, qui c'è P che sta giocando con dei giochini che ci ha dato l'amica di Luisa e siamo all'asilo che aspettiamo Luca, che la mamma è andata a prendere Luca e lo stiamo aspettando. Siamo qui fuori e boh. Che brava! Buongiorno. Allora, oggi è giovedì. Io e Pia stiamo andando ad aspettare i bambini al pulmino che è appena passato ed è andato su a prenderli. Stavo cadendo e niente, quindi adesso a casa c'è una sorpresa che aspetta i bambini, che è la mamma, perché oggi ha fatto il vaccino e gli hanno fatto il fit e allora le ho detto, siccome Luisa doveva andare via, le ho detto per non stare a casa da sola, se vuoi venire ti fai portare su e stai con me, ecco, poi oggi pomeriggio ti parto giù io, visto che comunque ho fatto il vaccino, preferisco che non sta da sola. Insomma, prevenire è meglio che curare. Mamma, bambini! Dove sono i bambini? Devono ancora arrivare, tra poco arrivano. E papà? Dov'è papà? È cola. Papà è a scuola? No, papà è a lavorare. Ah, ecco, papà è a lavorare. E Giorgia? Giorgio no. Dov'è Giorgia? È Giorgia. Giorgia è cola. Cos'è quindi quella lì? La cacca maggiore. La cacca del piccione? Sì. È cacca maggiore. Mm-hmm. Chi arriva adesso? Chi stiamo aspettando? Non sono ancora loro, arrivano da lì. Chi c'è? Chi è arrivato? La tua? Non parli più? Smettila! Chi c'è? Eh? Io l'ho la mamma, chi c'è?
La tua amica? Adesso chi arriva? Ehi! Pia, chi arriva adesso? Bimbini. Arrivano i bambini? Sì. E lei chi è? È Giorgia. No, lei è la tua amica? Sì. E poi è passato anche lo zio Guido, che faceva una consegna e ci ha salutato, vero? Ciao Pia. Davvero? Ciao. Adesso arrivano i fratellini. Guarda, No. Boh, è alto. È alto un bimbini. Siediti. Dov'è amica? Non mettere la testa lì che ci sono sporcizie. È andata di là. Perché? Perché così sta all'ombra. Amica! Mamma amica! È all'ombra amica? No! No, c'è il sole. Aspettiamo, arrivano secondo te i bambini? E Giorgia! Giorgia arriva quando... Guarda! Guarda! Chi c'è? Mica! Ma no, ci sono i fratellini! Chi è arrivato? È Mica! Guarda Gabriele! C'è Mica! Ah, c'è anche Mica? Sì! Io stavo parlando un po' con Pia. Ciao Pia. Eccoci. Allora, sono le... Aspettate che guardo. 17:10. Abbiamo appena portato Giada a ginnastica artistica. Lì c'è Sabrina. Qui c'è Pia che dorme. Laggiù c'è Giorgina. E stiamo aspettando la mamma che è andata a prendere Titti per portarla fuori. E poi andiamo a vedere per la palestra per Manuel, perché ha chiesto di a giugno, però in realtà di andare in palestra giugno, sì. E quindi volevamo andare a vedere due prezzi e cose così. E poi alle 18:30 devo portare Giorgia ai pop e boh, basta. La giornata è quasi giunta al termine, è stata una settimana faticosa. No, non è ancora finita. Lo so, però... È una settimana faticosissima. È una settimana faticosissima. Pure perché ho tutta la settimana piena di prove finali. E anche lunedì e martedì ce l'ho delle prove finali. Ecco. Però è giusto che le facciano. E niente, Giorgia ha finito la tesina, è pronta. E boh, niente, io volevo... cogliere l'occasione per salutarvi, perché il vlog che è durato 252 giorni finalmente è giunto alla fine e ne inizieremo un altro che poi voi vedrete lunedì, e questo qui lo vedrete oggi che è venerdì, invece per noi adesso è giovedì e niente, quindi e ci vediamo sabato con la live. Ho pensato ad un argomento speciale e vi metterò, se riesco, volevo mettervela prima così almeno sapete già di che cosa parleremo. E niente, quindi io vi saluto, noi vi salutiamo, ci vediamo domani sera alle 21:30 con la live e poi lunedì con un nuovo video. Ciao. 1, 2, 3, come on.